Umberto Smaida, inutile non ricordare, anzi è obbligatorio ricordare l'esperienza dei gatti di Vicolo Milano. Tutti e quattro siete rimasti nel campo dello spettacolo. Sì, assolutamente sì. Vi sentite, vi continuate a vedere? Assolutamente, cioè, ovviamente è molto importante la logistica, per cui Jerry che vive a Verona, dove vive mia madre, ho modo di vederlo forse proprio che gli altri, ma devo dire che anche Nini Salerno, che vive a Roma, in questo momento per esempio è impegnato in teatro con una pièce molto interessante con Mauro Di Francesco, con la regia di Diego Battantuono. È spesso a Milano perché Diego vive a Milano a pochi passi da casa mia, quindi diciamo che il gruppo è rimasto unito e per gruppo intendo proprio i gatti più Diego, perché Diego era il nostro tecnico delle luci all'inizio, è venuto anche lui qui nelle Marche, nei vari locali che all'epoca facevano cabaret ad accompagnarci con l'unico riflettore che avevamo e di cui Diego era il geloso custode. Quindi voglio dire, probabilmente è un'amicizia che non finirà mai, anzi forse siamo più amici adesso di una volta. E con Jerry? Jerry, ti dico, ci vediamo spesso, anzi oggi mi ha chiamato per dire se come tutti gli anni saremo presenti alla tradizionale festa di Pasquetta che lui organizza nel suo bellissimo ristorante che ha sul Lago di Garda e dove anche lì si rimane a tavola dalle 2 fino alle 2 di notte. Perfetto, ti ringrazio. Ringrazio voi.